Allora andiamo a chiudere l'intervento di questa sera con le ultime 5 diapositive che danno un senso del tipo di cammino che stiamo facendo, no? Come gruppo, proprio perché non è solo un complesso di edilizia, ma è tutto il movimento che sta, è un'interazione, no? Tra professionisti e committenti veramente forte, in serate di domande in cui ci ispiriamo vicendevolmente, di sicuro. Certo. Perché la prima volta in cui Filippo e Massimo sono venuti a presentarci il progetto, devo dire che è stato un impatto, ma è stato anche un dono, qualche cosa di cui poi nel tempo vai orgoglioso come gruppo, no? Di avere un progetto di questo tipo, perché veramente raccoglie, e anche lì la forza del gruppo. Chi si sarebbe potuto permettere un tale studio su una casa anche fatto ex novo, non nessuno di noi, in gruppo, volendo andare in una direzione, riusciamo ad essere ad andare molto più in là di quanto non saremmo andati singolarmente. Ecco perché noi sentiamo che in questa fase di cambiamenti forti, di crisi in questo modello di società, è il caso di riscoprire veramente la dimensione del gruppo. Io l'ho detto tante volte, ma è perché il cammino che noi stiamo facendo, e sentiamo che questo è veramente importante, e per noi andare in giro a portare la nostra testimonianza di gruppo vuol dire anche questo, dare il senso del cammino fatto assieme. E penso che per ciascuno che può indossare o può tenere in mano la spada laser, no? E per cui parlare sopra queste diapositive, ne parlerà con accezioni diverse, ma ciascuno darà il proprio sentire rispetto a come è cambiata la propria vita e anche i propri orizzonti, il sentire che cosa è possibile e che cosa non è possibile, come affrontare le incertezze da quando ha iniziato questo cammino con altri compagni di viaggio, ha iniziato a fare un cammino all'interno di una comunità, per cui non ci si muove più da soli, ci si muove veramente come una tribù. Per cui per muoversi su questo pianeta con passi più leggeri abbiamo capito che c'è bisogno di camminare assieme, ed è da qui che nasce appunto la nostra decisione di andare verso un ecovillaggio e fare comunità. Guardando il percorso che abbiamo fatto fino adesso, veramente sentiamo che in ogni cosa siamo riusciti ad andare molto più al di là di quello che non avremmo fatto anche unendo tutte le risorse individuali, cioè il gruppo è più dell'insieme delle parti. E questo l'abbiamo veramente sperimentato in molte occasioni. Siamo riusciti a mettere assieme i talenti di ciascuno, e i talenti dei singoli sono diventati conoscenze condivise. Per cui qua è proprio l'immagine di un gruppo di noi che si è ritrovato ad imparare con il vecchio mestiere del fare le ceste in legno assieme. Ma è un'immagine che è veramente rappresentativa, no? Mettere le mani assieme e quello che è del singolo diventa un patrimonio collettivo. Chi fra di noi sapeva realizzare detersivi cosmetici partendo dalle materie prime naturali l'ha messo in condivisione con gli altri, con chi era interessato, e questa è diventata un'abilità che non è più di uno solo, ma inizia a diventare un'abilità di gruppo. La stessa cosa per chi sapeva fare un po' più orto, l'ha messo in condivisione e sta diventando un'abilità di gruppo. Questo vale veramente per il percorso che stiamo facendo assieme in comunità. C'è una cosa però che di sicuro non è aumentata, e questo l'ho detto anche a Festambiente, ma perché è veramente una cosa importante, una cosa non è aumentata stando assieme, e queste sono le certezze. Non abbiamo più certezze di prima, no? Di quando camminavamo da soli, anzi da un certo punto di vista ne abbiamo di meno, ma le certezze che abbiamo meno sono le certezze che chiede la mente, quella di sapere qual è la situazione, qual è il prossimo passo che farò, quali sono tutte le condizioni. Ecco, se noi avessimo aspettato di avere tutte le risposte, non ci saremmo mai mossi per iniziare a fare questo cammino come comunità. Per cui non è un caso, non è approssimazione dire non so esattamente dove andrò, non è un caso che ci chiamiamo pionieri, e noi continuiamo a ripetercelo, no, fra di noi, quando da un'altra parte, la parte del timore, la parte della debolezza ti chiede ma che cosa succede se no, la mente ipotizza tutte le possibili sciagure o tutti i timori, che cosa succede? Ecco, noi ci ricordiamo che siamo pionieri, e questo nostro essere pionieri vuol dire che ci
ci siamo messi in cammino, che sappiamo qual è la direzione verso la quale dobbiamo andare, ma non sappiamo esattamente dove arriveremo, a che cosa arriveremo, con quale costo, no? Enrico l'aveva detto nella conferenza che abbiamo fatto alle Pro Bar, non ci chiedete quando, non ci chiedete a che costo, ma non perché a fame lo sappiamo, non lo sappiamo proprio esattamente, ma questa è una cosa importante perché ci mantiene focalizzati sull'aspetto dei valori, sull'aspetto dell'associazione, sull'aspetto del dove vogliamo andare, e ci mantiene anche focalizzati su un'altra dimensione, su quello che gli orientali chiamavano il secondo cervello, no? Il cervello della pancia, che loro non identificavano il centro decisionale più importante nella testa, ma nella pancia, che era la sede del sentire. E l'importante è sentire dove vogliamo andare, sentire qual è la scelta giusta da prendere in quel momento, e poi fare il primo passo, compromettersi, fare questo salto. E questa è anche la testimonianza che noi diamo, no? Per partire verso qualsiasi scelta di questo tipo, di altri tipi, che voglia essere coraggiosa, non puoi aspettare di avere tutto in mano, devi sentire qual è la scelta che è importante fare in quel momento e farla, affidandoti anche con tutto quello che non sai, e poi vedere che cosa raccogli, vedere quali sono i primi segnali, però scegliere prima di aspettare i primi segnali, questo è importante, perché finché non ti comprometti, finché non scegli il resto, l'universo non si muove. Le vere opportunità che stanno rendendo possibile questo progetto sono sempre scaturite da questa dinamica fatta come gruppo: sento, scelgo, mi affido, sento qual è la scelta giusta, scelgo nonostante tutto quello che ancora non so, mi affido che arrivi la risposta giusta nel momento giusto. E ne sono arrivate veramente tante fino adesso, che sono risposte come doni, come sincronicità, come veramente, ci voleva questa cosa, anche la cosa che non mi aspettavo, è accaduto per il terreno, no? È accaduto per il co-housing, quando alcuni hanno scelto di dire, ok, iniziamo subito a fare comunità, la casa che vedete lì è in una zona che quest'io è l'equivalente della Beverly Hills, sono tutte linee, ok? Ci è arrivata questa casa ad un prezzo accessibile, e per cui, infatti, quando gli hanno detto ai primi che volevano andare ad abitare, guarda che quella casa è in quella zona lì, ha detto, no, ma guarda, qui stavano cercando un'altra cosa, lì ci sono solo mille, solo gente veramente ricca che abita, eppure è arrivata quella con gli spazi giusti per coabitare, sotto per fare associazione cooperativa, sono arrivati come dono o come prestito a tempo indefinito la maggior parte dei mobili, delle suppellettili, due stufe a pellets, è avvenuto così per l'orto, per il trattore, è avvenuto così per il capannone che ospita la paglia, che non è nostro ma ci hanno prestato, 1100 metri cubi di paglia, sono una quantità veramente notevole. Avevamo bisogno dei bancali dove mettere sopra la paglia perché non prendesse umidità dal terreno, sono arrivati per una serie di casi anche quelli in prestito. Non è che abbiamo aspettato di comprare la paglia dicendo non ho i bancali dove appoggiarla. I bancali rischiavano di costare più della paglia, o comunque di essere lì. Abbiamo detto, ok, andiamo in questa direzione, qualche cosa accadrà, ed è arrivato quello che doveva arrivare. Per cui per noi come gruppo c'è veramente questo, no, è il nostro modo di camminare, di comprometterci. È importante perché Filippo ha parlato molto di questo progetto, è vero, è l'insediamento abitativo in paglia e legno più grande d'Italia, di sicuro forse uno dei più grandi d'Europa. È una sfida per noi come gruppo, perché lo pagheremo per la maggior parte con i soldi nostri, è una sfida per i nostri professionisti, ci sono due architetti, due ingegneri e un team di altri consulenti veramente notevole, ma tutto questo, tutti i soldi, tutte le competenze, le conoscenze, non basterebbe se da parte del gruppo non ci fosse questo movimento che ha il sentire e l'affidarsi come nuclei importanti del nostro avanzare, questo compromettersi, questo seguire la strada di quello che sentiamo essere importante, andare in maniera risoluta, coraggiosa, un po' sventata in quella direzione. Vediamo che stiamo raccogliendo, fino adesso abbiamo raccolto e confidiamo di raccogliere anche nel futuro. Ecco, questo è il modo in cui stiamo camminando. Adesso, se vi interessa avvicinarvi a questo progetto per capire chi sono gli altri di pionieri, no? Matteo è in fondo alla sala, ma siamo in 11 nuclei familiari per adesso, e arriveremo ad essere 20 nuclei familiari.
mondiale, per cui per conoscerci venite, noi siamo assolutamente aperti. Beh, intanto c'è la possibilità nel banchetto là in fondo di lasciare il vostro indirizzo di posta elettronica ed essere aggiornati sulle attività che noi facciamo come associazione, piuttosto che sulle novità che riguardano il progetto. C'è la possibilità di partecipare ad una delle cene che come gruppo facciamo, che è sempre il primo sabato del mese, per cui la prossima è dopodomani, tra 2 o 3 giorni, e la possibilità di venire in cammino con noi nella zona dell'Alto Vicentino. Poi c'è questo qui che è un volantino che qua vedete in giallo, in realtà li abbiamo bruciati gli ultimi a festa ambiente, ne hanno stampati un migliaio, sono andati via nel giro di, da marzo ad oggi abbiamo finito tutti, per cui qui c'è la riproduzione fatta in carta riciclata giusto per questa sera, ma c'è la possibilità di scaricarla al nostro sito. E il sito, questi qua sono i riferimenti. Allora, questo qui è l'indirizzo di dove siamo, a Schio, via del Fontano 4, bisogna salire un pochino sopra Schio. Poi ci sono i numeri di telefono, ma tutto lo trovate nel volantino, che sono quello mio e di Matteo, che sono quelli che si parlano, no? Di accettare le telefonate. Questo qui è il sito sanroccocommunity.org, le mail, la pagina Facebook e il canale YouTube, sul quale trovate molti video, mi sa che c'è qualche cosa anche sulle case infatti. Basta, io con questo concludo, vi ringrazio di cuore di essere venuti qui questa sera e poi siamo qui per parlare.